In questo video cerchiamo di mettere in evidenza la relazione fra il campo elettrico e il potenziale elettrico. Abbiamo sviluppato in classe questi due concetti e abbiamo capito che quando un punto P si trova all'interno di un campo elettrico, esiste in quel punto un vettore che si chiama appunto vettore campo elettrico, il cui valore dipende semplicemente dalle sorgenti che producono il campo elettrico e dal luogo in cui questo campo elettrico viene valutato. Se in quel punto viene posta una carica Q, è possibile valutare la forza che agisce su quella carica posta nel campo elettrico. E il valore della forza si ricava dalla relazione F uguale Q per E. Dunque la conoscenza del campo elettrico, grandezza vettoriale, produce la conoscenza della forza e quindi permette tutti i tipi di calcoli che con le forze si possono fare, equilibri, moti. Esiste però un'altra grandezza definita nel punto B e questa grandezza ha a che vedere invece con l'energia. La grandezza prende il nome di potenziale elettrico V. Immaginiamo di conoscere il potenziale elettrico nel punto B. La conoscenza del potenziale elettrico riconduce immediatamente, quando si ponga una carica Q in quel punto, al valore dell'energia potenziale elettrica che la carica Q assume in quella posizione. Dunque, questo è tutto un altro genere di descrizione. Una descrizione basata sull'energia, quindi sulla ricerca di un qualche cosa che rimane costante, non che evolve nel tempo, e soprattutto una grandezza scalare, cioè una grandezza che è più facile da trattare che non il campo elettrico. Come abbiamo detto, la conoscenza del potenziale elettrico conduce alla conoscenza dell'energia potenziale elettrica, ma questa, come lo stesso potenziale elettrico, dipende dalla scelta del livello zero, in cui non riteniamo nulla l'energia potenziale. Per questo, sappiamo, è più significativo valutare la variazione di energia potenziale elettrica, che come sappiamo è legata al lavoro che la forza elettrica compie mentre una carica Q viene spostata da un punto iniziale A fino a un punto finale B. Dunque, così come delta U, cioè la variazione d'energia potenziale elettrica, è indipendente dalla scelta arbitraria del livello zero del riferimento, così lo sarà anche la differenza di potenziale delta V, che è il parametro più significativo da valutare. Svolgendo rapidamente i calcoli, è ovvio che delta V sarà il rapporto fra delta U, cioè la variazione dell'energia potenziale elettrica, e la carica che è stata spostata dal punto iniziale a quello finale. Ora, essendo delta U pari al lavoro che il campo elettrico ha compiuto nel corso di questo spostamento sulla carica Q, è evidente che la differenza di potenziale ci collega direttamente con il lavoro compiuto dal campo elettrico. E questa è una relazione importantissima e fondamentale. Vogliamo lavorare un momento su questa relazione. In particolare, cerchiamo di calcolare il lavoro compiuto dalla forza elettrica nel corso di uno spostamento da un punto A a un punto B. Ora, noi sappiamo calcolare il lavoro perché il lavoro si può calcolare con la formula F, forza elettrica, scalare delta S, spostamento che ha portato dal punto A al punto B. Però questo automatismo che ci porta a definire il lavoro come prodotto scalare, in realtà ci colloca in una situazione molto particolare, perché questa formula è corretta solo se io sono in situazione di forza costante, e con uno spostamento rappresentabile con un vettore, ovvero se è uno spostamento rettilineo. Forza costante, oltretutto, vuol dire campo elettrico costante ovunque, quindi campo elettrico uniforme, intendendolo costante in tutta la regione di spazio che conduce dal punto A al punto B.
Quindi i ragionamenti che facciamo varranno a rigore solo per campi elettrici uniformi e per spostamenti rettilinei da un punto A a un punto B, oppure all'interno di un campo non uniforme, quando però venga considerata una zona molto ristretta in cui il campo si possa considerare uniforme. Sviluppiamo dunque il calcolo di delta V. Meno, al posto della forza userò la definizione di campo elettrico, Q per E, scalare delta S, fratto Q. Ed ecco che la carica elettrica si semplifica e si ottiene questa importantissima relazione che ci dice che esiste un legame fra la descrizione scalare dei potenziali e la descrizione vettoriale dei campi elettrici. E questo legame è tale per cui la differenza di potenziale fra due punti è pari al prodotto scalare cambiato di segno fra il campo elettrico e il vettore spostamento. Lavorando su questo cerchiamo di ricavarne le implicazioni. Consideriamo ad esempio di trovarci in un punto A e chiediamoci quando possa capitare che la differenza di potenziale sia nulla. Affinché la differenza di potenziale sia nulla, possono verificarsi tre condizioni: o il campo elettrico è nullo, ma non è il caso nostro perché ci siamo inserite all'interno di un campo elettrico, o lo spostamento è nullo, ma anche qui noi vogliamo effettuare uno spostamento, oppure il campo elettrico e lo spostamento sono fra di loro perpendicolari. Dunque, se io mi muovo in una direzione perpendicolare al campo elettrico, avrò sempre un valore di delta V uguale a zero. Immaginiamo allora che il campo elettrico, ad esempio nel punto A, abbia questo orientamento. Quello che abbiamo detto significa che se io mi muovo in una direzione perpendicolare al campo elettrico, cioè su questa linea, o meglio su una superficie perpendicolare al campo elettrico, io sono in una regione che in tutti questi valori, in tutti questi punti, ha sempre lo stesso valore di potenziale. Il luogo geometrico dei punti in cui il potenziale assume sempre lo stesso valore prende il nome di superficie equipotenziale. Quindi una prima osservazione che possiamo fare è questa, che il campo elettrico è sempre perpendicolare alle superfici equipotenziali, ovvero all'insieme dei punti per i quali il potenziale assume lo stesso valore. Mettiamoci ora in una condizione diversa, cioè non andiamo a cercare quando è che il potenziale, la differenza di potenziale è zero, ma quando è che la differenza di potenziale è massima. Questo si ottiene nel caso in cui il campo elettrico sia parallelo allo spostamento. Quindi immaginiamo di effettuare uno spostamento parallelo al campo elettrico, delta S, portarci dal punto A al punto B. Allora possiamo scrivere in questa situazione che delta V è uguale meno E per delta S, perché il prodotto scalare si risolve con il modulo del primo vettore per il modulo del secondo per il coseno dell'angolo compreso, che essendo 0 ci dà un coseno pari a 1. Ecco allora la deduzione che possiamo ricavare. Il campo elettrico, quando mi muovo nella direzione del campo elettrico, è legato al potenziale da questa semplice relazione. Il campo elettrico è il rapporto cambiato di segno fra la variazione del potenziale elettrico in quella direzione e lo spostamento diretto nella direzione del campo elettrico. Questo ha molte implicazioni. Una fra tutte, ci insegna che il campo elettrico, che finora noi misuravamo in newton su coulomb, potrebbe essere anche misurato in volsumetro. In effetti questa è una delle unità di misure più comuni per il campo elettrico. Un'altra osservazione: siccome ci siamo spostati nella direzione del campo elettrico e quindi andando a cercare la formula precedente abbiamo compiuto, la forza elettrica ha compiuto un lavoro positivo, la differenza di potenziale deve essere negativa.
Infatti, altro modo per vederlo, siccome quello che stiamo valutando è il modulo del campo elettrico, il fatto che sia presente o meno è risolvibile soltanto col fatto che la differenza di potenziale sia negativa. Questo vuol dire che il potenziale in A è maggiore del potenziale nel punto B, che anche qui può essere indicato come potenziale costante su una superficie che potenziale perpendicolare al campo elettrico. Quindi VA è maggiore di VB. E così abbiamo imparato una seconda importante proprietà, che il potenziale elettrico diminuisce nella direzione e nel verso del campo elettrico. Dunque, il potenziale elettrico è costante quando ci muoviamo perpendicolarmente al campo elettrico. Il potenziale elettrico diminuisce quando ci spostiamo nella direzione del campo elettrico. Cosa succede se invece il mio spostamento dalla superficie equipotenziale VA mi porta alla superficie potenziale equipotenziale VB su un diverso, su una diversa traiettoria? Vediamolo subito, cancello soltanto questi passaggi. Immaginiamo di spostarci non nella direzione delta S, ma di spostarci in una direzione che chiameremo delta L, che ci porta dalla superficie che potenziale VA a quella VB. Beh, in questo caso la differenza di potenziale sarà data da meno E scalare delta L, che si risolve con un meno E per delta L per il coseno dell'angolo compreso fra i due vettori E e delta L. Ma delta L coseno di alfa non è altro che la proiezione di questo spostamento lungo la direzione del campo elettrico, cioè quello che noi abbiamo chiamato in precedenza delta S. E quindi possiamo dire che anche in questa situazione la relazione fra campo elettrico e potenziale, o meglio differenza di potenziale, è la stessa, cioè meno delta V fratto delta S. Allora, riassumiamo tutte queste proprietà riassumendolo in un quadro finale. Allora, quello che abbiamo imparato è che esistono due descrizioni parallele relative ai fenomeni elettrici. Una descrizione di carattere vettoriale, che fa capo al vettore campo elettrico, etichetta vettoriale di ogni punto, e una descrizione scalare, che trova la sua espressione nella grandezza fisica potenziale elettrico. La conoscenza del campo elettrico ci permette di risalire ai valori delle forze, F uguale Q per E. La conoscenza del potenziale elettrico ci permette di risalire ai valori dell'energia potenziale elettrica, F U elettrico uguale Q per V. La prima descrizione, quella in termini di campo elettrico, ci ha portato a individuare le linee di campo, cioè delle linee che ci permettono di rappresentare graficamente il campo elettrico. La seconda descrizione, trattandosi di uno scalare, ci ha portato alla definizione di superfici equipotenziali. Peraltro il nostro libro, il Walker, ha un bellissimo paragrafo sulle superfici equipotenziali da esaminare. Ve lo faccio vedere, si trova a pagina 186 e veramente illustra tutte le caratteristiche delle superfici equipotenziali, pagina 186, 187 e ancora 188, quindi è veramente un ottimo paragrafo che va studiato. Queste due descrizioni, vettoriale e scalare, trovano un punto di incontro nella relazione delta V uguale meno E scalare delta S. Ma quello che ci interessa di più è che quando ci si sposta da una superficie equipotenziale ad un'altra nella direzione del campo elettrico, questa relazione più semplicemente diventa meno E per delta S, ovvero, se necessario,
è uguale a meno delta V fratto delta S. Vi ricordo che in questo caso delta V è negativo e quindi il modulo del vettore campo elettrico risulta positivo. Spesso questa sottigliezza viene tralasciata e quindi a questa relazione si aggiungono le sbarrette di valore assoluto, perché stiamo comunque cercando il modulo di un vettore.